E ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in Tela Serie in Trentin. E vi pareva se nono, non sa tot, come dire, è un mezzaccio di quei che purtroppo fino adesso non l'ho mai tanto sfruttato, a parte in Tela spin-off, in Tela Serie Forestale, che vi consiglio di andare a rivedere perché è dentro belle idee. E quindi pian pianin, prima o dopo, visto che non stiamo facendo propriamente lavori forestali, ma qualcosa tipo Nico Home Gardening, robette da spalcio erba, spalcio e pulizie da cespugli e cespuglietti, ho deciso piuttosto altra, adotterò de certe robe che avevo messa anche in tella, mi pare che gai sa più marcia a dire la verità. E vabbè, pazienza ragazzi, ormai ho raggiunto un limite. E niente, doterò di alcune belle chicche e vedrei più avanti. Insomma, tanto avanti penso che farò anche una sede del disente dell'uomo che va a fare lavori forestali, quindi interzista forestale che manca ante la serie, perché gede de tut, ma quello no, che è il comune, perché vi ricordo la sede del comune che è lì una concentrazione di mezzi arancioni che basta della metà, ma uno che fa lavori forestali e dei misteri di sto genere non ve n'è. Chi aveva fatto delle prove durante la live per controllare che ne sa tutto il sistema pulizia cespugli pratica, che è una mod che vi permette appunto di nettar via tutto quanto. L'altro dì sono sempre qua le serre, mi piace massa fare queste stradelle che va dentro per le campagne, non so se dire ragazzi, le uniche strade belle che sono sicuro di non trovare nessuni lungo la via, quindi insomma capime e vedo domande perché le pago, intanto è una scusa per guidare come al solito e fare quattro doppiette, anche se questo sì sarebbe power shift, ma probabilmente la mod, quella che mi permette di fare queste doppiette, la va un po' in conflitto, pareria, ne abbiamo discusso con gli abbonati in tel video, appunto tra la live dedicata, e se metto power shift non riesco a fermare il trattor con della marcia frenando, quindi ogni volta torno la marcia è un po' un gazer, specialmente quando è snara a droppare il caricatore frontale, ecco. Vabbè, niente, quindi qua siamo tornati sempre sui nostri passi, che chi ancora il Valtra, perché sarebbe figura vedere quella Seppi, che tra l'altro che non vedo un'altra se non avessi accorti, figura del stesso terzista di gente, ecco. Tra l'altro dammi nome far pubblicità, però mi è capitato anche a finire di zugar su farming, che mi è capitato fora che la Seppia da averna sede qua in Trentino, nello specifico su nella piana rotaliana, ovvero mezzo lombardo, so capi bene, dove la produrrà diverse attrezzature e ben venga, insomma, che dà lavoro a tante persone nell'ambito qua metal meccanico, che non è meccanico che ascolta metal, ma vabbè, non sa bene se capiti. Adesso, monade a parte, voglio provare a vedere se funziona sta Seppi qua, perché in realtà sono convinto che le funziona a Dio, nel gioco spero anche, perché farming è sempre un bischero. Il modello è carino, interessante, provo a guardare come funziona, che è il dispiega, e adesso mi podo anche a questa consigliata dai cari amici abbonati quando fa la live, se può giostrarla come volevi, adesso mi vede, ecco, sono mi che butto avanti Andreo col joystick, e questo è comodo perché potrei andare Andreo alle rive, e quindi adesso mi bisogna anche a calare, ok, ma se non calo vedi che ho questo effetto bandiera qua che può donar tanto nella riva, quindi adesso metto una gamma bassotta e ovviamente sapete che mi piace fare i lavori della cabina, mi quindi magari una marcia, cioè la gamma bassa ma la marcia magari un po' alta, orianar de volta, quindi vuol dire nar Andreo, e pian pianel guardar se funziona tutto, quindi calarzo
banderuolo, provo a sbassar sperando che vada tutto bene, anzi potevo stare un po' più dentro, ma lo stesso bardin come si può far, mettendo una terza va la ragazza. Quindi bon, qua l'opera e qua mi posso decidere di sbassar, anzi alzo un attimo per compensare. Ah, ma non la lavora, si alza, ok, però va bene lo stesso. E potete fare sto lavoro qui. Allora, mi piace farlo da interno, però capime che non si vede niente se fai da interno. Bella è che la segue, non devo essermi che opero, ma la segue tanto il profilo del di quel che ne ha a lavorare. Quindi adesso Andrea probabilmente non lavora, ok, quindi giusto così, anche se in realtà si va bene, in realtà ovvio che qualcosa faria anche a viceversa. Adesso fammi vedere se mi sbasso e magari metto l'inversore in avanti. Succede che la lavora e non so, mi ripeto, col joystick che tocco, è proprio ella che si adegua al terreno, quindi adesso non voglio far pulizia ben, però se mi calo in questa maniera qua, vedete, mi segue il profilo e non so mi che fa niente col joystick, quindi ottima sta cosa veramente. Adesso però, siccome sapete che mi piace massa guardare dalla cabina, guardando e fare una robetta fatta ben, che se no che non è ancora che il video magari con più minutaggio dall'esterno non voleria, ragazzi. E nena a pulire l'ultimo pezzettino qua, se demoghe la fen, continuo a mettere marce basse, ma va benissimo questa, le bassa sa, basse un attimo sperando di non far malani e guardare se riesco a far dentro tutte qua. Boh, sì, mi direi potrei venire con qualcosa di più comodo, invece dico che piace fare le robe scomode. Quindi allora qua il sapete na un attimo e bom, vado a rischiarmi, vuol dire posso rischiare di fare sto lavoro qua, ok. I comandi sono contento perché è anche molto intuitivi, nel senso se mi tiro un drill joystick si alza, e tra l'altro che è questo elemento qua che vi permette di sbandierare a destra e a sinistra, quindi molto 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 comoda, veramente straconsigliata. Ovviamente ve lascio il link in descrizione. Adesso che cosa faccio, un po' di manetta nena far pulizia anche da questa, che insomma viene fuori un bel misterot, perché sennò mi denuncia qua. Allora, ecco, tra l'altro cari miei ragazzi, vi ricordo che a fine mese esce il DLC, quelli dei tubi tipo Manor System, e le ne dico uno dei più bei DLC che può venire fuori e che uscirà, veramente particolare, veramente stratosferico, guarda, tra l'altro qua sono mica non opero ben, e che dentro una chiave inglese, anche non proprio una chiave inglese come immaginate voi, è una chiave, insomma una chiave particolare, mi piace sapere a cosa che la serve, perché si vede che è da sganciare qualcosa, deve essere veramente l'idea è un'ottima idea, mi ricorda tanto la chiave inglese che compariva con le CSZ di Mod Passion, e quindi forse una idea del genere, non lo so. E tra l'altro che dentro anche aumenta un po' i vari spoiler, si vede anche dalla pagina del sito The Farming, guardando dove che segna tipo DLC, voi dove andare su quella pagina lì, allora vi fa vedere tutti i quadratini piccolini piccolini con tutte le novità, e quindi potete spoilerarvi un po' di roba anche a voi, e che è ancora di coming soon per capirne, quindi che il Nico non è mai bravo quando che fa queste robe e tar ben ben, perché chi ha il terreno che è molto spigoloso e lo segue sì, ma non si può neanche pretendere massa. Va bene dai, quindi che finta adesso ne dall'altra, finita ne tar dall'altra e dopo ne saluden,
così in tam sono dropanca il super Valtra qua, che è veramente intrigante. Mi dispiace non averlo droppa the space, nel senso droppa massa poco credo rispetto a quel che avrei ad ovest, però sono sta ammagliato dallo stair e non me ne pento. Sono sta ammagliato, parlo in originale, dopo vabbè ultimamente sono sta ammagliato dal Fiat, che anche lì non me ne pento perché l'è veramente un super mezzaccio. E boh, 7810 numeria di Spiasest, però come dire, da quel discorso gamma e marcia è un po' un casotto. Comunque vabbè dai, questo qua adesso non mi sbaglio, anche se forse sarà scomodo, voglio vedere una roba. Infatti ti pareva se no non attaccava dentro la retroversa. E beh, tra l'altro il nonno quel gacchi anche il suo bel Unimog. Magari vedo su qualcosa di meo da qui. Se sto attento passo e pettino quel, non è una roba tan bella da fare. Pardin. Bom. Ovviamente che hai pro e contro guidare un retroversa, che mancheria. Volevo solo essere sicuro che se potessi, ma posso tornare anche ante l'altra conformazione così denna non zu dal sedile, eccetera. Se non neva, insomma, che passava un po' di svita. Tra l'altro, ragazzi, importante che mi faga anche la copertina, quindi vi dico ciao per un secondo, ho la copertina e dopo ovviamente torno. Ed ecco il nono di ritorno, che finisce di fare veramente gli ultimi 2 metri in cross. E se riesce ben, perché chi forza a mettere bidoni dappertutto non sa che sta neanche. E basta, anche se vorrei qualcos'altro di più intrigante, magari per nettare in giro. Sarebbe comodo, come dire, un Energreen o comunque un braccio tipo Ferry, quello è ovvio. Però, insomma, per adesso disintegra questo e il solo lavoro, e lo fa più che ottimamente, quindi, insomma, ve lo consiglio veramente. Né a scaricarlo, ve la so il link ovviamente, che mancheria. E basta, così è la seconda puntata che si fa praticamente il... Aspetta, guardavo se era tu, sera, ok. Si rientrerò su tutto, che non penso di dropparlo altro. È la seconda puntata che si fa il Seppi Tour. E così gaven visi di Sinteco sia la Maxi Soil e questa qua, che le sta veramente una manna dal cielo. Penso che la possa tornare utile a tanti che piace fare sti lavoretti di sistemazione, insomma, e di sfalcio, eccetera. Quindi qua adesso è una bella carovana, perché qua il mister l'era praticamente quasi finì, sì, di gente che c'è Spuglio l'Alpo sta su, quelli anche. E quindi, cari miei ragazzi, il pseudo terzista, guardate che robe. E l'ha fatti besti Valtra, devo dire proprio la verità, gli ha fatto un gran bel mister, proprio senza ombra di dubbio. I modelli ufficiali Giants, chi passerente senza schizzare le cassettine, magari tornerà il terzista a batter fora alberi, non si sa. Bom, abbiamo fatto anche stavolta per fortuna. Dovrò farvi vedere anche cosa che è attaccato Dreo a quel Ford, per chi che no, magari non afferma ben fotogramma per fotogramma l'episodio precedente, magari è anche a questo, chi lo sa. Magari si vede, se fa un zoom estremo magari si capisce un po', ma si capisce. Guardate che accoppiata qua merita una screenshot secondo me. E adesso la farò con calma, solo che bisogna che si veda bene i mezzi, perché sennò è un po' così. Vi ricordo, come chicca, anche se non lo dico quasi mai, pro shot e fedele screenshot bestiali, quindi ricordavela sta mod. E niente, detto questo, cari miei ragazzi, anche ancora sperente di esserne fatti compagnia, vi mostra una mod in un suo utilizzo. Vi ricordo come al solito, se volete il salvataggio, il supporto al Nico, un caffettino, vi arriva il salvataggio finché si abbonati, ve lo dago tutte le volte che lo domandé. Quindi basta domandare e dire: mi serviria l'ultimo salvataggio? Pronti, mi fa la copia, ve la mando in
giornata circa. E basta, non mi resta altro appunto che salutarvi e dirvi ovviamente come al solito, fei bravi. Ciao a tutti ragazzi!